sull'1-0 pensavo quanto è bello questo sport, no? In quel momento lì ovviamente lo stavo vivendo con grande sofferenza, però pensare come una partita del genere, dove sinceramente ho visto un grande Benevento, al cospetto di una squadra che era la squadra più in salute del campionato, il miglior attacco, e non erano mai entrati in area di rigore. Quindi terza partita in una settimana, abbiamo recuperato un giorno e mezzo in meno e tra l'altro nel giorno che siamo rientrati, è un dettaglio che per noi è importante. Il nostro aereo ha portato purtroppo un ritardo importante, siamo arrivati in ritiro che era mezzanotte e mezza, quindi abbiamo mangiato tardissimo, abbiamo dormito poco, quindi sul giorno e mezzo ho pesato ancora di più alcuni eventi. Una squadra che non si è risparmiata, ha dato veramente tutto, ha dato l'anima, ha messo in grande difficoltà il Brescia e per me meritava di vincere. Poi il calcio è strano. Magari non riesci a trovare la zampata, la qualità dell'ultimo passaggio, della rifinitura o del tiro in porta e poi becchi gol e magari rischi di perdere. Credo che il pareggio sia quantomeno meritato. Speravamo qualcosa di più. Mi hanno detto che l'episodio di rigore era netto. L'arbitro, insomma, l'ha interpretato in maniera diversa. Io credo nella buona fede degli arbitri, quindi credo che tutti commettiamo degli errori, quindi fatto in buona fede lo accettiamo. Io sono stato espulso per un'altra cosa, che sotto la nostra panchina in un'azione era stato nettissimo un fallo di mano di Bisoli, si era portato la palla avanti, poteva essere ammonito e da lì potevamo, insomma, noi sviluppare un'azione magari veloce di ripartenza o cosa. Invece l'azione è andata avanti e c'è stata una punizione, credo, per il Brescia e l'ammonizione sul nostro giocatore. Allora lì ho protestato perché ho detto al quarto uomo, visto che sei così, sì, io ho detto, visto che sei così vicino e l'hai visto chiaramente come me, cerchiamo di aiutare l'arbitro in queste cose. Poi io ovviamente da allenatore ogni tanto l'emozione della Non gara è così, sbaglio, certo. certo, era un momento poi delicatissimo perché eravamo 1-1, mancava poco e volevamo insomma provare in tutti i modi di cercarla di vincere, però ecco, sono intervenuto su questo, non intervengo mai su errori, rigore, c'era, non c'era, su episodi, questo fa parte di una partita, credo che sia giusto lasciarla così. Le caratteristiche del Pinto sono diverse dalle caratteristiche di Viola. Con Viola abbiamo magari più manovra, più geometria, magari perdiamo un po' di aggressività. Con giocatori di gamba recuperati a pieno come Letizia, come Maggio, come Gianfi, come Improta, abbiamo la possibilità di portare pressione. Con l'equilibrio che ci ha portato Antei e quindi la scivolata della difesa e Volta, che secondo me è uno dei difensori più forti in assoluto della categoria, e dichiara che essendo un terzino tende molto ad andare in aggressione, abbiamo spostato il baricentro di almeno 15-20 metri. Questa è una cosa importante. Prima faceva un po' più Subiamo fatica. anche poco, Subiamo molto meno, non diciamolo forte, però dico No, vabbè, stasera considerazioni. contro il miglior attacco della Serie B, gli abbiamo lasciato veramente un'unica occasione dove è stato anche bravo Ma se Torre c'è a Grossa, te non perché lo. di certo Luca ci ha portato grande equilibrio, insomma, è uno che ha anche leadership nel guidare la difesa, nel tenerci alti, quindi noi abbiamo acquistato molto questo, quindi poter andare in aggressione molto alta, recuperare palla molto più alti, quindi essendo pericolosi non solo nella fase di costruzione, ma anche nella fase di non possesso, quindi recuperando e facendo lavorare male i nostri avversari. Era una squadra molto tecnica questa del Brescia, sapevamo che se avessimo concesso molto il palleggio potevano metterci in difficoltà, quindi abbiamo cercato di lavorare molto bene su questo. Ma Letizia è lo stesso, sentiva già a fine primo tempo un flessore in particolar modo molto carico, e allora per evitare di perderlo, perché poi magari conosce le sue sensazioni, mi ha detto finché rimane un affaticamento bene, quando comincia a sentire che il muscolo si indurisce, magari può diventare una contrattura, Quando fermiamoci lo per dice tempo. lui. Di... L'idea era quella di mettere un centrocampista di qualità, perché Ecco, sapevamo questo volevo capire. nell'idea della partita c'era che Del Pinto probabilmente avrebbe avuto bisogno di un cambio, no? Quindi io volevo preparare una partita molto aggressiva, succhiando il ritmo dell'intensità e poi magari a partita in corso mettere un giocatore di Cambiare qualità. volto. Poteva essere o Viola o Buonaiuto, quindi Sì. uno dei due. Mettere Raul per andare a occupare l'area di rigore, specie contro una squadra che a un certo punto si cross andava molto in È difficoltà vero. e poi vedere il terzo cambio se potesse essere o un esterno che magari ha faticato oppure insomma, anche lo stesso Ricci che magari poteva andare a giocare dietro le linee in base a come stava Insigne. Quindi l'idea era di fare tre cambi molto più tecnici e offensivi. È normale che un'occhiata ai risultati degli altri l'abbiamo data, che la classifica a fine giro è andata, come vi avevo detto, l'avremmo guardata. Speravamo sicuramente di avere qualche punto in più. Credo che qualcosa abbiamo lasciato noi, molto abbiamo lasciato noi per strada per demeriti nostri, ma sinceramente non ci sono stati nemmeno tanti episodi fortunati, né la dea bendata da un punto di vista degli infortuni ci abbia aiutato. Gli altri hanno fatto risultato,
evidentemente in questo giro sono stati più bravi di noi. Noi credo che nel nostro percorso siamo stati bravi a crescere, né a capire tante cose, a recuperare giocatori importanti. Credo che nelle ultime uscite soprattutto si è vista una squadra veramente tosta, quadrata, difficile da affrontare sotto tutti i punti di vista, camaleontica, perché possiamo giocare e occupare il campo in mille modi diversi, sì, molto meno prevedibile, con tanti giocatori di qualità che stanno tornando, perché Buonaiuto, Insigne sono due giocatori che per noi esprimono tanta qualità. In alcuni momenti sì, ci sono mancati, come Ricci, da cui sicuramente ci aspettiamo molto di più, Viola, che insomma nell'ultimo mese non abbiamo mai avuto, quindi abbiamo recuperato la grinta e la tenacia di Del Pinto, che era una cosa che c'era mancata, perché in mezzo al campo siamo stati sempre purtroppo contati. Recuperare Maggio e Antei e Contuglia, credo che sia stato questo per il momento il nostro successo migliore. Poi speriamo di mantenerli così, di ripartire il prossimo anno con l'organico completo e di riprendere da dove abbiamo lasciato, quindi da partite, da prestazioni importanti. Nelle ultime 5-6 partite abbiamo fatto veramente molto bene, abbiamo subito solo due gol, uno quello di stasera e uno quello del Verona in fuorigioco, e quindi è una squadra che ha trovato credo una quadratura, e su questo dobbiamo costruire tutto il resto. Quello che chiederò è semplicemente di perfezionare questa squadra in alcune cose, ma dobbiamo capire, perché dietro dobbiamo fare delle valutazioni solo, soprattutto da un punto di vista fisico-medico, perché abbiamo dei giocatori tipo Antei e Tuglia che purtroppo non vedevamo da tanto tempo, da percorsi particolari. In mezzo al campo numerico e tecnico, perché noi comunque sia non abbiamo mai avuto né Bucata né Nocerino, che poi è andato via, quindi, quindi queste sono diciamo principalmente le cose che dobbiamo valutare. Non dobbiamo stravolgere assolutamente, credo che se faremo delle operazioni le faremo miratamente per accrescere la qualità. I giocatori che arriveranno devono portarci qualità, quindi non ci serve quantità. Ora che abbiamo recuperato Del Pinto, credo che noi, Bandinelli, Del Pinto, Teglio, siano giocatori che ci diano veramente grande intensità e spessore agonistico. La qualità l'abbiamo in Viola, l'abbiamo in Buonaiuto, che comunque sia quel ruolo lì l'ha fatto, lo fa bene, lo fa con caratteristiche diverse, perché è un giocatore più da raccordo, che tende a mettersi tra le linee. Viola non ha giocato, perché Viola negli ultimi 30 giorni è stato 28 giorni praticamente senza toccare la palla, si è allenato due giorni con la squadra. Mi sarei dato del pazzo da solo nel mettere dentro un giocatore che veniva da anche un problema abbastanza importante, perché l'ha privato veramente di poter lavorare con la squadra per 4 settimane piene, quindi Nicolas ha fatto tutto per esserci, pensavo di metterlo in campo magari quando i ritmi si fossero abbassati, e quindi un quarto d'ora, 20 minuti poteva tranquillamente reggerli. Questa era l'idea iniziale, quella di mettere dentro a partita in corso un po' di qualità, quindi Buonaiuto, Ricci, Asensio, Viola, insomma giocatori che quando il ritmo magari si abbassa possono fare meglio loro qualità. Lo stesso discorso vale per Buonaiuto. Nella valutazione di questa partita, un giocatore che aveva speso tantissimo la partita col Crotone, tantissimo a Padova, uscito che era stremato, dopo due giorni e mezzo pensare che potesse fare 90 minuti a quell'intensità lì, allora ho pensato a partire da un punto di vista dell'aggressività, dell'intensità, in maniera insomma esasperando le loro fonti di gioco, per poi partita in corso mettere dentro la qualità, e a quel punto lì con un minutaggio insomma residuo, insomma comunque sia limitato, potevano sicuramente darci una mano. Il programma dai ragazzi da questa sera: sono ufficialmente in vacanza, rientreremo il 6 e ci troveremo a cena, perché poi dal 7 inizieremo il programma normale di avvicinamento al campionato, ma soprattutto della settimana della Coppa Italia, che per noi sarà un obiettivo importantissimo, perché ce la siamo guadagnata, ce la siamo sudata e vogliamo godercela, anche se purtroppo sarà a porte chiuse. E poi sarà un test importante, anche perché ci permetterà di giocare una partita verissima prima dell'inizio del campionato. In questi giorni di vacanze i ragazzi hanno un programma individualizzato che dovranno fare a casa.